Dopo 2 anni di assenza e sempre rigorosamente nel periodo pasquale, nella giornata di venerdì e non di oggi come inizialmente si era paventato, l'isola di Ischia riabbraccia il cancelliere tedesco Angela Merkel, che sbarcherà per un periodo di vacanza in compagnia del marito Joachim Sauer. Nel pomeriggio di ieri intanto sono giunti nel borgo di Sant'Angelo oltre una decina di 007 della polizia tedesca che unitamente al commissariato locale si occuperà della sicurezza del cancelliere. La Merkel ed il marito alloggeranno presso il Park Hotel Miramare di Sant'Angelo. Il check-out dalla struttura ricettiva è previsto per il venerdì successivo, 13 aprile. Il cancelliere viaggerà su un aliscafo di linea insieme ai comuni passeggeri, una tradizione, quella di essere una turista comune, in linea peraltro con il resto del soggiorno. Nessun incontro istituzionale fissato, un periodo di assoluto relax. Una ceramica tipica ischitana ed un mazzo di fiori, il benvenuto del sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso, secondo il quale il ritorno di Angela Merkel ad Ischia, ed in particolar modo a Serrara Fontana, è un motivo d'orgoglio per la comunità. Noi saremo ospitali, dice il primo cittadino, e soprattutto riservati come sempre, sperando che anche giornalisti e curiosi facciano altrettanto. Per il resto c'è da scommettere che ancora una volta il cancelliere tedesco si farà attirare dalla cucina isolana e dalle pietanze a base di pesce. Nel 2009 addirittura lo acquistava dalle Paranze e se lo faceva cucinare in un albergo secondo le ricette tipiche ischitane.